Ciao a tutti, buon pomeriggio. Io sono Stefania, Community Manager e direttore tecnico di Join Place e oggi sono qui con voi per la prima puntata di Join Place On Air. E sono anche un po' agitata, scusate. Allora, Join Place On Air, innanzitutto due parole su questo format. Questa è la prima puntata, come vi dicevo, è il magazine video del club di prodotto Join Place. Per chi ancora non ci conosce, poi nei commenti della chat mi direte chi siete, qual è la vostra professione e come mai avete deciso di seguire questa nostra puntata. Volevo dire due parole innanzitutto sul club di prodotto e Join Place. Il club di prodotto che cos'è? È una rete di operatori turistici che si aggregano sotto un marchio comune e un regolamento comune, quindi hanno dei valori condivisi e un medesimo format turistico condiviso. In questo caso il format è lo Story Living Experience realizzato da Artes per dare vita alle cosiddette storie da vivere insieme. Le storie da vivere insieme, e oggi ne avrete un assaggio, sono delle piccole avventure che vedono il turista assoluto protagonista sul palcoscenico del territorio, insieme agli operatori del turismo esperienziale e a tutti i locals coinvolti nelle storie. E vi volevo anche far vedere il nome di Join Place e darvi una piccola spiegazione di questa parola che in realtà non vuol dire niente, ma se la guardate attentamente vedrete proprio tutta la filosofia delle storie da vivere insieme, perché la gioia di stare insieme, play, di giocare come protagonisti e place. Non sono io quella che deve dire quanti meravigliosi places abbiamo in Italia per poter giocare e dove essere protagonisti insieme. Quindi questo format, Join Place On Air, vuole in ogni puntata farvi immergere nelle storie da vivere insieme. E oggi abbiamo il piacere di presentare la prima storia da vivere insieme, con la nostra ospite Monica Gambarotto e il suo progetto. Eccola! Ciao Monica, benvenuta! Ciao Stefania, ciao a tutti. Stai bene? Ciao, Bene? sì, tutto bene, Bene, tutto bene. in questi tempi. Averti qui, sì, infatti. Ascolta, prima di tuffarci in una Venezia, forse non l'ho detto, ma oggi con Monica noi siamo a Venezia, in una Venezia sì iconica, ma anche molto esclusiva. Prima però di tuffarci nel tuo prodotto, vorrei che tu raccontassi qualcosina di te. Certamente, intanto buongiorno a tutti. Io sono guida turistica abilitata di Venezia già da un bel po', da più di 20 anni, e soprattutto ho a che fare con ospiti di lingua russa, di lingua inglese. Io ho studiato russo, mi sono laureata in russo, ho studiato inglese, però chiaramente è molto piacevole lavorare soprattutto con gli italiani perché è più facile a volte condividere esperienze culturali, anche se io prendo il mio lavoro un po' come una missione, no? Questo sia per quanto riguarda l'ospite che viene da altre regioni d'Italia o anche dal Veneto stesso. Sia per quanto riguarda gli ospiti che vengono dall'estero, perché nel mio piccolo mi piace pensare di poter diffondere un po' di bellezza, no? E siccome, per dirla con Dostoevsky, io sono convinta che la bellezza salverà il mondo, secondo me è il piccolo apporto, piccolissimo, che io posso dare, no? Questa nuova esperienza di Join Place per me è nata un po' per caso, diciamo, no? Sono stata coinvolta da amici e colleghi, anche perché molti sanno che mi piace mettermi in gioco, cambiare, diventare, crescere, no? Come persona, come professionista. E mi è piaciuto talmente tanto che insomma ho deciso di partecipare a questa avventura, perché di avventura si tratta anche per me, del club di prodotto Join Place. Questa avventura mi dà la possibilità di mettere sul palcoscenico tutta Venezia con degli attori strepitosi. Che bello, intanto scusa che stavo vedendo che stanno andando alcuni commenti, che bello vedere degli amici insomma che ci seguono e che ci supportano anche. Sei
in questa prima puntata, vediamo da Bolzano, dal Delta del Po, quindi assolutamente vi invitiamo a interagire con noi e insomma di farci sapere il vostro pensiero. Entriamo però subito nel vivo della storia da vivere insieme di Monica. Il titolo è Invito al Gran Ballo di Carnevale, quindi possiamo già capire qual è il tematismo di questa storia, le tradizioni, il carnevale, i balli. Il carnevale c'è in tantissime parti, non solo del mondo, ma anche in Italia, carnevali diversi. Però bisogna dire che il carnevale di Venezia è proprio unico. Quindi grazie al supporto della nostra regia che ci manderà delle foto, Monica ci racconterà la sua storia, Invito al Gran Ballo di Carnevale, dove i nostri ospiti sono proprio vogliono guadagnarsi l'invito a questo ballo. E Monica, veneziana doc e esperta delle tradizioni del carnevale, insieme ad altri attori, sarà in grado appunto di far avere questo invito ai nostri ospiti. Monica. Sì, sottolineo proprio questo aspetto, Stefania. Non si tratta di una visita guidata standard, tradizionale. È una storia che i protagonisti, i miei ospiti, che sono veramente dei protagonisti, vivono assieme a me, che li accompagno proprio a sperimentare qualcosa di completamente nuovo. Come dicevi, si tratta di entrare nella storia, nelle tradizioni, nella cultura di Venezia, relative appunto al carnevale, per poter guadagnare questo invito, per partecipare al Gran Ballo di Carnevale. Questi balli sono strepitosi, chiaramente sono organizzati durante il carnevale, ma questa preparazione può avvenire in verità in qualsiasi momento dell'anno. Ecco, non è un progetto stagionale limitato al periodo del carnevale, si può tranquillamente fare in agosto, in settembre, in qualsiasi momento. E la prima tappa di questa nostra storia tocca un punto molto importante, uno dei punti più iconici forse del carnevale. Si tratta di imparare da esperti, costumisti e maschereri, ovvero coloro che producono le maschere, quali siano i segreti dei costumi e delle maschere del carnevale. Come vedete dalla foto, siamo nell'atelier Sogno Veneziano di Giulia Russolo. In questo atelier Giulia, Igor, i loro collaboratori ci aspettano, e nella prossima foto dovremmo vedere appunto Giulia che spiega come nascono le maschere, come vengono create, come vengono decorate e soprattutto quali fossero i loro significati di maschere. Nella foto successiva si vede molto bene, ce ne sono di vari generi, di vari tipi. Ciascuna con il proprio significato, sia relativo alla commedia dell'arte che però alla vita quotidiana. Dopo aver visto questo aspetto legato alle maschere, le maschere soprattutto settecentesche ovviamente, perché poi il secolo d'oro del Carnevale di Venezia fu appunto il Settecento, dopo questo Giulia ci spiega come vengono creati i costumi con un rigore assolutamente filologico, con uno studio molto approfondito dei costumi d'epoca, e alcuni degli aspiranti partecipanti al ballo di carnevale potranno indossare questi meravigliosi costumi. Devo dire che all'inizio è un po' insomma strano, no? Pochi conoscono i catafalchi che si mettono al di sotto delle vesti. Il risultato però finale di questa vera e propria vestizione, che è quasi magica, lo vediamo nella prossima foto, ed è sicuramente spettacolare, è molto bello. Ecco, questa dama settecentesca. Sapete, quando si indossano questi costumi, la prospettiva cambia veramente, ci si cala in una realtà completamente diversa, proprio avulsa da quella che è la nostra realtà quotidiana. Devo dire che anche a me piace travestirmi, in effetti credo sia la foto successiva.
Quest'inverno ho indossato un costume di Giulia con delle amiche, abbiamo fatto una passeggiata per Venezia durante il carnevale, perché poi è bello sperimentarle queste cose proprio sul campo, no? Nella propria città. Imparati i segreti delle maschere, il portamento per quanto riguarda questi costumi, è il momento di scoprire altre caratteristiche del Settecento che ci possono aiutare a vivere al meglio il carnevale, il nostro ballo di carnevale che ci accingiamo a sperimentare. E passiamo quindi nelle mani di Mariangela, che vediamo in questa foto. Mariangela è un'artigiana eccezionale, lavora in una gestisce una cioccolateria. Tutto ciò che è presente in questa cioccolateria esce dalle sue preziosissime mani. E Mariangela ha il compito di illustrarci quella che era l'importanza di determinate bevande nella Venezia del Settecento. Venezia nel Settecento diventa una delle capitali, per esempio, del caffè, però anche la cioccolata era una bevanda molto gradita. Addirittura si riteneva che fosse. Che avesse proprietà afrodisiache, e Mariangela ci fa scoprire i segreti del cacao, i segreti della cioccolata. Poi il suo laboratorio è veramente un microcosmo di elementi eccezionali, sicuramente. Alla fine della sua spiegazione, per farci partecipi di questo elemento gastronomico del Settecento, Mariangela ci fa assaggiare la cioccolata, ma secondo un'antica ricetta, la ricetta del Settecento. Ecco perché Mariangela chiama questa cioccolata la cioccolata di Carlo Goldoni, il famoso commediografo settecentesco. Ed è una cioccolata speziata, una cioccolata molto particolare. Quindi, dopo aver appagato il senso della vista, il senso dell'olfatto, del gusto, continuiamo a passeggiare in luoghi emblematici, in luoghi importanti. Quindi, dalle prossime foto si vedono alcuni momenti di questa nostra passeggiata. Per esempio, passeremo lungo una fondamenta, lungo un canale, eccoci qua in questa foto, nei pressi del Teatro Malibran, dove visse niente meno che Giacomo Casanova per un periodo, e Casanova fu sicuramente uno dei protagonisti del Settecento, oserei dire europeo, non solo veneziano. E qui invece siamo ai piedi della statua, del monumento di Carlo Goldoni, grandissimo commediografo, le cui commedie sono importantissime tutt'oggi. E sono tutt'oggi rappresentate sia durante il carnevale che in altri momenti. E la regia già aveva anticipato la foto successiva. Dopo questa passeggiata, alla scoperta anche di altre caratteristiche, il taglio della testa del toro, la nascita dei coriandoli, tutti elementi veramente fondamentali per la conoscenza del carnevale a Venezia, arriviamo in un palazzetto dalle finestre archiacute. Un palazzetto meraviglioso che oggigiorno appunto è adibito ad hotel, dove accoglierà una persona veramente strepitosa, e si tratta di un'insegnante di balli d'epoca, la nostra Maribel. Ecco, qui la vediamo impegnata ad insegnare dei passi di danza. La danza sarà il minuetto, no? Uno dei balli più popolari nel 6-700, sicuramente popolarissimo anche a Venezia. E questa danza, questa lezione di danza avviene nel portego di questo palazzetto. Il portego è una sala presente in quasi tutte le case veneziane, che veniva usata sia a scopi mercantili che anche per organizzare delle feste. Quindi siamo proprio in un ambiente che era tipico per le feste a Venezia nel Settecento. Ecco la nostra Maribel, che è in verità un portento, sta ragazza incredibile, che insegna ai nostri aspiranti partecipanti al ballo questi passi di danza. Eccola qua in un momento, insomma, in cui è impegnata in questa attività. È sicuramente un'attività impegnativa per i nostri aspiranti ballerini, perché ci vuole molta attenzione, però il coinvolgimento, il divertimento è assolutamente assicurato.
Nel momento in cui i nostri ospiti avranno dimostrato di aver appreso tutta una serie di informazioni importanti sul carnevale, nel momento in cui avranno terminato questa lezione di minuetto, saranno sicuramente in grado di partecipare al meglio al gran ballo di carnevale. E quindi finalmente si sono guadagnati l'invito a questo gran ballo. Ecco che viene quindi a loro consegnato un attestato dopo la consegna dell'attestato, ovviamente, è d'obbligo festeggiare, no? Nelle foto successive si vedono dei momenti, appunto, di brindisi. Il brindisi che ci viene offerto, appunto, in questo albergo, in questo palazzetto gestito da Luca, che poi sarà presentato chiaramente come gli altri ospiti, come gli altri, o meglio, gli altri attori, gli altri coattori di questa storia che andremo a vivere assieme. E ci tengo a dire che questo brindisi in verità è anche un valore aggiunto alla nostra storia, perché tutto ciò che Luca ci offrirà è fatto con le sue mani nel suo hotel, quindi niente che venga da fuori, eccetto il vino che sicuramente lui non produce. Sono cicchetti, come si dice a Venezia, degli stuzzichini, dei piccoli antipastini che vengono prodotti proprio all'interno di questa struttura. È una storia sicuramente unica, che può venire solo a Venezia, sicuramente, perché è la patria del carnevale, la patria dei balli di carnevale, ed è una storia unica da vivere, è memorabile, rimarrà per sempre impressa nella memoria di coloro che avranno partecipato, e sarà sempre diversa. Ecco, ci tengo a sottolinearlo, perché non è standard, no? Le domande sono diverse, le persone che partecipano sono diverse, la loro sensibilità è diversa, la loro interazione tra loro e con Maribel e con Luca e con Giulia, con Mariangela, cambia ogni volta. Quindi, oltre ad essere memorabile, sarà un'esperienza che rimarrà unica nel suo genere ogni volta che verrà ripetuta. Grazie mille Monica, e per suggellare questa bellissima sensazione, emozione che ci hai dato raccontandolo con le foto, chiederei alla nostra regia se ora può mandare il video di questa bella storia. Bello, veramente bello questo invito al gran ballo di carnevale. Ho visto tra i commenti qualcuno dice: appena possibile venire mi prenoto, state con noi fino alla fine, perché ho delle news da darvi su questo. Ora però andiamo avanti nel farvi conoscere un po' di più, non solo Monica, ma tutti gli amici, tutti gli attori, come le chiamiamo noi, che danno vita alle storie da vivere insieme. Andiamo quindi in ordine di apparizione. Per prima vi presento la titolare di questo bellissimo atelier veneziano, si chiama Sogno Veneziano, è veramente un sogno, è con noi Giulia Russolo.
Ciao a tutti, ciao, ciao cara, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao Giulia. Abbiamo visto le foto, abbiamo visto delle immagini dove si vede il tuo atelier, queste maschere meravigliose e tutta la passione che tu metti in questo lavoro. Sì, sono 34 anni di esperienza e ancora non sono stufa di farlo, proprio perché la cosa bellissima è quella di far vivere alle persone quello che è il carnevale, quello che è la maschera, il costume. E quindi noi, la nostra soddisfazione si riflette negli occhi di chi partecipa a queste esperienze. E soprattutto è per questo che abbiamo deciso appunto di aderire alla vostra iniziativa, perché il turismo esperienziale è proprio quello che lascia un'impronta diversa. Non è il puro e il mero acquisto, ma è proprio il vivere una cosa che è completamente diversa. Comunque, io sono Giulia Russano, sono la titolare dell'atelier Sogno Veneziano e anche la costume designer, quindi tutti i costumi sono opera mia. E come diceva Monica anche prima, facciamo una panoramica, una carrellata su tutto quello che rappresenta la storia veneziana, a partire appunto dai costumi e dalle maschere, perché io sono tanto appassionata di storia e di conseguenza la faccio riflettere nel mio lavoro. Quindi noi organizziamo questo evento, che sarà la chicca poi di tutta l'esperienza, nel senso che se uno si guadagna l'invito all'evento, ovviamente vuol dire che ha partecipato a tutte le tappe e ha fatto tutte le sue esperienze in modo da essere pronto a partecipare a una cosa così bella. E chiaramente nel mio atelier ci sono tutte cose fatte a mano, tutte veneziane, tutte Abbiamo rigorosamente delle fatte da foto, noi. credo, Sì, che poi ci saranno testimoniano. anche, sì, poi ci sono anche le foto, però io credo che prima la regia vi regalerà un minutino di quello che sarà poi la chicca finale di questa esperienza. Se la regia vuol passare il video, io dopo vi commento. Che Ecco, come meraviglia, avete Giulia. visto, come avete visto, ci si immerge veramente in quella che è l'atmosfera del Settecento veneziano ed è quello che noi ci proponiamo di fare sempre. Non è una cosa che poi svanisce, è una cosa che rimane per sempre. Per molti è addirittura il sogno che si compie una sola volta nella vita, perché è vero che ci sono gli habitués, però ci sono anche quelli che veramente aspettano una vita per fare un'esperienza del genere e noi, come dal nostro nome, Sogno Veneziano, vogliamo veramente far vivere a tutti questo sogno che è una cosa indescrivibile. Io vi garantisco che dopo tanti anni, ogni volta che entro al ballo ho comunque i brividi, perché ogni anno è diverso, ogni anno è particolare ed è da vivere, veramente. Come vi dicevo prima, tutte le creazioni sono fatte a mano, infatti dovrebbe esserci una foto che mi vede all'opera, e tutto quanto è eseguito cercando di rispettare il più possibile la tradizione. Come vedete, passamanerie attaccate a mano, pizzi, decorazioni, cristalli, ore e ore e ore di lavoro, però alla fine si hanno dei risultati che a volte stupiscono anche me. Poi ci sono le creazioni dei miei collaboratori, come potete vedere, questa è un'acconciatura che è stata messa in testa a una delle musiciste durante l'evento di Carnevale, e sono tutte cose uniche, pezzi unici interamente realizzati a mano. Le maschere sono in cartapesta e aderendo appunto a questa esperienza che vi proponiamo, possiamo anche insegnarvi a farle sia da zero, quindi dalla cartapesta, che decorarle solamente utilizzando le basi che noi facciamo tutti i giorni.
Che meraviglia, Quindi con vi le mani invitiamo d'oro. caldamente. È una passione, sai, prima di essere un lavoro è una passione ed è Vede. solo perché è una passione riesci a farla con voglia e con idee nuove ogni giorno. Assolutamente, ti devo dire anche che si vede, si vede dal risultato. Grazie Giulia, grazie Grazie, grazie a tantissimo te. per essere qui con noi. Grazie, ciao. Vi vorrei adesso invece presentare Luca. Luca è il titolare dell'hotel La Corte di Gabriela, dove c'è questa sala molto bella, molto particolare, dove i nostri aspiranti partecipanti al ballo faranno appunto la lezione di minuetto. Buongiorno, Ciao, ben ciao, trovati. grazie, Tutto grazie mille bene? per essere qui con noi. A voi, ci mancherebbe. Abbiamo visto alcune immagini Immagino. durante la nostra presentazione di questo posto bellissimo. Grazie. Immagino che ora la nostra regia potrà fare vedere anche delle altre foto e degli altri video che sono presenti sul tuo sito web. Sito Ma ti web. prego, raccontaci tu di questo posto incredibile. Allora, questa è un'avventura in cui ci siamo lanciati io e la mia compagna Gabriella nel 2012, nell'acquisizione di questo palazzo appartenente a una famiglia veneziana di avvocati. L'abbiamo completamente ristrutturato mantenendo tutte le cose originali, dagli affreschi ai pavimenti di terrazzo veneziani, cancelli foglia oro, e al di là della ristrutturazione del palazzo, poi abbiamo seguito personalmente l'arredo degli interni. Infatti non c'è la mano né di un architetto, niente. Gusto mio, della mia compagna e di questo nostro amico che arreda case. E abbiamo creato questa cosa che è un boutique hotel con 11 stanze, tutte diverse dall'altra. E il filo conduttore, appunto, è la casa. All'inizialmente, addirittura il bancone della reception era una scrivania in cristallo light, e dopo, per vari problemi, l'abbiamo leggermente modificato. Però l'idea è sempre quella di una casa. Noi ci teniamo perché noi siamo autonomi al 99,9%, nel senso, noi abbiamo la lavanderia interna, abbiamo la biancheria nostra in raso italiano, abbiamo le spugne. In spugna italiana con estratto di caffè e legno che le rende molto più morbide. E la nostra poi, diciamo, particolarità sono le colazioni perché, come si è detto prima, facciamo tutto noi compriamo la materia prima, faccio tutto io, un ragazzo che lavora con me da 12 anni e facciamo dalle brioche al pane, al salato, ai dolci, cicchetti, tutto, tutto. Io arrivo la mattina tutti i giorni alle 7, 7 e un quarto e durante la colazione sforniamo, quindi è una colazione itinerante, nel senso, troviamo il nostro buffet, tra noi il buffet è una vecchia pialla da falegname, quindi contro qualsiasi canone dell'hotellerie, tutti i piatti di porcellana diverso all'altro, fatti a mano, e ci divertiamo, è molto divertente. Abbiamo una corte dove, quando il tempo lo permette, serviamo la colazione, gli aperitivi, e poi abbiamo questo salone nobile, come lo chiamo io, che è adibito a qualsiasi manifestazione si voglia fare, sempre numero chiuso perché noi siamo piccolini, però è bello, abbiamo solo prodotti italiani, non usiamo prodotti stranieri, nel vino soprattutto. Piuttosto che vendere una bottiglia di champagne, proponiamo il nostro prosecco, la nostra Che non Franciacciuccia. è da meno. No, anzi, secondo me è superiore. Esatto. E quindi alla territorialità, quindi avremo salumi e formaggi del territorio, tutta cosa molto, molto italiana e soprattutto veneziana. Perla nostra è che noi serviamo il caffè in moca come a casa e la torrefazione. È una torrefazione veneziana, si chiama torrefazione Girani, che prima stava a Cannaregio, adesso è a Castello, e sono tre o quattro generazioni che fanno il caffè incredibile. Sul sito poi nostro, siccome abbiamo appena pubblicato, c'è un video sotto colazioni che riprende proprio il momento della tostatura e confezionamento del caffè. È bellissimo, è una cosa incredibile. E quindi siamo stati felici di essere stati resi partecipi di questa iniziativa che trovo veramente molto molto interessante, soprattutto in questo momento che dobbiamo riprenderci. Davvero, Con davvero. positività, quindi vi aspettiamo numerosi per ballare e danzare insieme, ok? Che bello, grazie, Grazie grazie a mille a voi. A Luca. Anche Luca ci presto. ha fatto percepire la passione soprattutto che tu metti nel tuo Soprattutto. lavoro.
Io sono vestito da cuoco quando sono in albergo, perché non sono cuoco, ma è un hobby. Verremo ad assaggiare le tue croissant. Mamma mia, volentieri, vi aspetto. Grazie. Un abbraccio grosso. Se posso aggiungere, è così, quando si entra nell'albergo di Luca, si entra in casa, è veramente così, si entra in una casa veneziana, è proprio l'accoglienza che si sente, no? Vorrei sottolineare una cosa molto importante secondo me, perché questi attori che mi aiutano nel portare avanti questo mio progetto, sono delle persone veramente meravigliose, sono delle persone dalle quali traspare tutta la loro passione. Siccome quando si parla poi di Venezia si parla quasi esclusivamente di turismo, sembra che tutto ruoti attorno al turismo, certo le maschere, l'albergo, tante altre cose, però se si va più dentro si scopre una grande umanità, una cultura incredibile, si scoprono veramente i veneziani, ecco. Volevo sottolineare una cosa a scanso di equivoci. È chiaro che Giulia ci ha fatto vedere questo bellissimo ballo, questo evento che lei organizza a Carnevale. Ecco, questi balli si possono sperimentare a Carnevale, per cui il nostro progetto è un progetto di preparazione. Chi desidera partecipare al meglio a questi eventi che avvengono a Carnevale, può seguire il nostro progetto, può seguire la nostra storia da vivere insieme per poi guadagnarsi l'invito, no? Guadagnare la possibilità di dire ok, io sono pronto adesso per un ballo di questo genere. Ecco. Sì, non è che ogni volta terminiamo l'esperienza con un ballo di questa portata, perché sono eventi assolutamente unici. Non so se adesso Stefania volesse presentare. Eccoti, sì. Allora, purtroppo non siamo riusciti ad avere Maribel con noi. Maribel è in Spagna, ha avuto dei problemi di connessione. Sì. Ha avuto dei problemi di connessione, forse sì. Che bella! Ci sei andata! Hola, ciao a tutti! Alla fine sono riuscita a essere con voi, meno male. Fino all'ultimo momento non si può mai mollare. Brava. Ti sentiamo? Ah, parlo. Bene, io sono Maribel, più o meno già mi sono presentata la buona. Originariamente spagnola, ma con il cuore e l'anima e l'affetto con tutto, sono tutta veneziana per tanti diversi motivi, ma il più grande è che sono sposata con un veneziano e anche gondoliere, nato a Venezia, cresciuto a Venezia, vissuto a Venezia, vincitore della regata storica quando era giovane, insomma un storiale strepitoso, e il mio anima e il mio cuore è proprio lì. Comunque io in Spagna sempre insegnavo ballo alle bambine, alla scuola e anche alle mamme. Facevamo anche degli spettacoli nel teatro Campo Amor, che è il teatro più grande della mia città. Perciò io mi sono iscritta velocemente ai gruppi storici veneziani, questi che partecipano al Carnavale di Venezia, alle feste, a tutto queste anime, a tutto questo cuore. E per questo io mi sono sentita con il cuore palpitando forte quando mi hanno chiamato per fare proprio questa partecipazione con Monica, collaborare con lei a insegnare il minuetto, a insegnare qualsiasi stile di ballo che si può fare. E il mio anima è proprio l'allegria, il positivismo, la collaborazione, il festeggio, insomma qualsiasi cosa che ti faccia star bene, io sarò sempre lì. E il minuetto è proprio il ballo per antonomasia da Venezia, che si deve insegnare, si deve partecipare nelle feste veneziane con qualche passeggio.
bellissimo questa fantasia di questi balli storici. Per quello invito a tutti a partecipare con Monica e tutte le sue creazioni, tutto quanto che mette l'anima al cuore, perché è una squadra strepitosa. Siamo noi tutti che ci conosciamo e sappiamo come siamo tutti noi e appoggiamo tutto. Perciò avanti con il progetto, avanti con l'idea, avanti con qualcosa diversa di quello che si sta facendo, perché questo è novedoso. Non esiste nessun altro turista che stia facendo proprio questa bella, bella e bellissima città, proprio da Venezia. Avanti, Monica, che noi ti appoggiamo e saremo con te. Grazie, Monica. Grazie, Monica. Potresti spiegare, a chi ti sta ascoltando come mai? Come mai ti sei in Italia? Ah, sì, certo, certo che lo spiego. Volentieri, volentieri. Niente, io nel 2002 ho fatto una crociera, la crociera che fanno tanti. Io credo che la connessione, ma ora è stato bellissimo avere Maribel, guardate, non sapete che prove di connessione stiamo facendo da ieri, ma purtroppo è in Spagna, in una situazione un po' senza wifi, che peccato. Però io richiamerei Monica Gambarotto, perché Monica, la storia del come mai Maribel si è trasferita in Italia la conosce molto bene. Monica, per favore, ce la puoi raccontare? Guarda, senz'altro, perché io conosco Maribel già da un po', però all'inizio, quando mi era stata presentata in occasione di eventi degli amici del carnevale, credevo che mi prendesse in giro, no? Era chiaro che era sposata con un veneziano, però non avevo ben capito. Insomma, mi racconta che dopo una crociera approda a Venezia, dopo aver fatto una crociera nel Mediterraneo, arriva a Venezia, dove si ferma per un po', ma siccome era stata in posti diversi e non era sicura del fuso orario, che l'orario fosse esattamente quello giusto, si avvicina ad un gondoliere lungo un canale, no, proprio in riva a San Marco, tra l'altro, e gli chiede: scusi, ma che ora è? E il gondoliere Adriano le risponde: è l'ora di fare l'amore. Io ho detto: scusa, vabbè tutto, però dico, questo qui è rimasto veramente fulminato, un colpo di fulmine. È stato proprio così, si sono piaciuti subito, si sono un po' frequentati, si sono sposati, quindi lei è rimasta a Venezia e come ha cercato di dire, ma non so se si sentisse molto bene a causa della connessione, si è tuffata nella cultura veneziana, soprattutto del ballo, perché poi era riguarda la sua professione, quello che lei fa da sempre. E quindi abbiamo acquisito una veneziana spagnola. Una cosa interessante, una delle foto che erano apparse prima presentavano Maribel vestita in costume durante uno dei numerosissimi eventi che poi lei tiene nel corso di tutto l'anno assieme alle varie organizzazioni. E in una foto c'era lei con una signora molto anziana. Ecco, la signora, adesso non so se la regia riesce a recuperarla, la signora molto anziana, eccola lì, ultra novantenne, è la mamma di Maribel, che la segue dovunque, in tutti i suoi eventi, vestita in pandan con la figlia, è emozionante, quindi per quello dico, è un portento questa nostra insegnante di ballo, ed è quello che dicevo prima. Sì, ci insegnano, ci spiegano, ci dicono tutti questi nostri attori, ecco Maribel è tornata, e però sono ricchi di un'umanità e di una personalità prorompente. Questo è una cosa che normalmente quando uno arriva a Venezia, gira, guarda, non percepisce, ed è questo secondo me uno degli elementi importanti di questo progetto al quale tengo moltissimo. Che bello, grazie. Ho visto prima qualcuno ci ha fatto una domanda, Irene, vedevo, che ci chiede, quindi se si viene
durante il carnevale il ballo è incluso nell'esperienza? No, il ballo non è incluso nell'esperienza. La nostra missione, la missione dei nostri ospiti è quella di poter essere in grado di poter partecipare a uno di questi balli, che, come diceva Monica, sono dei balli che ci sono nel periodo del carnevale. E viverlo al meglio, perché ovviamente uno può acquistare in qualsiasi momento un biglietto per partecipare a un evento durante il carnevale, però arriva, non sa il costume, cosa faccio e questo cosa significa, e poi come mi atteggio, come mi muovo con questo costume, no? Ma non solo le dame, anche i damerini possono avere qualche problema con questi costumi. Quindi lo scopo è arrivare preparati al meglio per un ballo di questo genere. Poi chiaramente per qualcuno a carnevale il ballo seguirà, riusciranno a partecipare all'evento, riusciranno a scegliere appunto ciò che è più confacente. Per altri magari si tratta di vivere questo ballo così in agosto, in aprile, in altri momenti, assaggiare proprio l'emozione, l'atmosfera del ballo che magari non potranno poi vivere realmente a febbraio o a gennaio, quando saranno appunto questi balli di carnevale. Grazie, grazie Monica. Allora, prima di raccontarvi quella sorpresa che ho detto che vi avrei detto alla fine, volevo ricordarvi il sito di Join Place, www.joinplace.com, dove potete vedere tutti i nostri prodotti, scaricare anche il catalogo e chiedere informazioni o prenotarli attraverso la mail e i numeri di telefono che trovate sul sito. La mail è booking@joinplace.com. Volevo ricordarvi che i nostri prodotti sono tutti personalizzabili. Poi sul sito potete vedere tutti i dettagli e potete capire che sono prodotti, sono dei semi lavorati che si adattano sulle esigenze del cliente, quindi il target, il budget, se le persone viaggiano con bambini, quindi se ci sono degli operatori turistici, tour operator, agenzie di viaggio in online, vi consiglio, se volete, insomma, di chiamarci per avere ulteriori informazioni. Per invece forse Stefania ha qualche problema di connessione, almeno penso sia così, Posso, non so adesso esattamente cosa Stefania volesse aggiungere, però posso intervenire dicendo che per coloro che stanno seguendo ora questa diretta si è pensato di organizzare una promozione. Il costo di un'esperienza come questa normalmente è abbastanza alto, ci sono dei costi sicuramente non indifferenti, però per coloro che seguono questa diretta si era pensato alla possibilità di poter partecipare a questa esperienza al costo di 60 euro a persona per le prime 16 persone. Si tratta di gruppi piccoli, quelli che noi portiamo a vivere esperienze come queste, per tanti motivi. Il motivo non è solo lo spazio, è perché si crea un'atmosfera, si crea complicità, si crea un gruppo, no? Quindi 16 persone è il numero massimo che possiamo accogliere per un'esperienza di questo genere. Certo che se ci saranno poi prenotazioni superiori alle 16 persone, vi metterete comunque in conto, cioè il Join Place vi contatterà, vi spiegherà, magari si potrà pensare ad un'altra data. La data che abbiamo pensato, sempre se non ci sono intoppi, sempre se riusciremo dopo questo periodo di lockdown a ripartire, io me lo auguro, sarebbe il 5 settembre dalle 9:30 circa fino a verso l'una. È interessantissima poi come data, l'abbiamo scelta proprio perché il 6 settembre dovrebbe essere organizzata appunto anche la regata storica, per cui chi magari viene da un
po' più lontano, chi si ferma, chi alloggia a Venezia può avere un fine settimana veramente incredibile, questo connubio tra l'esperienza, la storia da vivere insieme della mattina del 5 di settembre con poi l'esperienza della regata storica il giorno successivo. Io mi auguro che questo sia possibile. Credo che vediate tutti, c'è il coupon con un codice e con un sito da a cui appunto accedere per avere ulteriori informazioni e potete appunto scrivere, rivolgervi a questo sito. Io a nome di Stefania, che non vedo più, ringrazio tutti i miei coattori, tutti coloro che mi hanno veramente... Grazie a te Monica. Grazie, vi saluto, grazie Giulia, grazie Maribel, grazie Luca che non vedo più, però appunto le connessioni vanno e vengono, mi pare di capire. Spero che vi sia piaciuta questa nostra presentazione, spero che vi sia piaciuto il modo un po' diverso di vivere Venezia e vi aspettiamo. Vi aspettiamo numerosi. Ciao, arrivederci a tutti e adesso godetevi ancora una volta il video della mia esperienza, del mio progetto. Spero che vi piacerà. Ciao a tutti, grazie. Ciao, ciao, ciao a tutti.